stato di limiti in relazione alla relazione energetica, identico a quello che la commissione, non ve lo sto nemmeno annunciare, per fare la somma, per fare il prodotto e così via, di funzioni occorre in primis che ci sia lo stesso dominio, in modo che quando fisso X il dominio, la successione, il dominio è sempre stato un momento. E qui invece il dominio può variare la funzione funzione, fisso X nel dominio comune posso calcolare sia la prima sia la seconda funzione di X e poi faccio l'operazione sui valori. La somma, se le due funzioni sono tutte e due valori nello stesso, se faccio un video, il prodotto se uno è valore scalare o un valore vettoriale, eccetera, eccetera, eccetera. E ci sono teoremi analoghi che si dimostrano in modo perfettamente analogo mutando. Va bene? Analogamente per la fase di controllo del valore vettoriale possiamo fare il limite delle componenti. Abbiamo già parlato di componenti, di credo, di sì, diciamo A, mi sembra di patate, mi sembra qualunque, per dare la funzione F di limite in A da dove Rn è la stessa cosa che dare N funzioni a valori reali di 2 1 2 n. Il legame essendo f di x uguale a f1 di x di fn di x. Cioè quando io ho segnato le n funzioni, questa formula mi definisce una funzione determinata per n. Viceversa, se ho definito una funzione f da in Rn, questa formula mi definisce le funzioni. Chi è f1? È la funzione che a x associa la prima coordinata di f di x. Va bene? E come dalle successioni? Va bene? Per calcolare il limite di f si possono calcolare separatamente i limiti dell'fi. Il limite di f esiste se solo se esistono i limiti di fi. E sarà di f uguale al vettore dei limiti. Quindi su questi teoremi che non so neanche scrivere, leggete il bene naturalmente per rendervi conto che sono perfettamente analoghi. Allora qui userei forse dei macro prodotto, per esempio, ma funzioni valori reali, 1 su x moltiplicato per se stesso 5 volte, 0 moltiplicato per se stesso 5 volte. Bene? L'obiettivo è sempre l'economia di pensiero, non mettersi più a fare quinto strane che adesso qui in te. Va bene? Allora, pensando alla funzione 1, diciamo x in R di 0, quando si sta facendo una cosa del genere, si sta pensando per esempio a questa funzione. Oppure x tra meno 1000 e 1 milione meno 0, tra la stessa cosa, perché le due coincidono intorno del punto, e quindi il calcolo del limite dell'una è la stessa cosa che il calcolo del limite dell'altra. Quanto va? Più infinito. Altro grafico. Oggi possiamo fare spazi di tutto per segnare. Più infinito cosa vuol dire? Comunque io fisso intorno di più infinito, che vuol dire qualcosa che contiene una segneretta fatta così, una base di torni prendo esattamente la segneretta, per esempio. Riesco a trovare un intorno di zero, quindi segniamolo, l'intorno di zero basta che sia tutto. Questo, per esempio, questo mi va sicuramente bene, trovo j, tale che se prendo x in j diverso da zero, che succede lì. Va bene? Limite per x tendente a 0 di 1 su x, come fatto a 1 su x?
infinito? Va bene l'infinito? Va bene 5? Va bene il numero di telefono? Anche se è sacro? Quello sì, quello va sempre bene. Va bene il destro? Con il destro? Non esiste. Bene, questo limite non esiste. Non esiste. Adesso prendiamo. Poi torneremo su queste cose. Una veste più generale. Prendiamo F da 0 a valori reali. Chi è questa S? È un pezzo di quella parte. Non si usa la parola, non si usa la parola restrizione. Allora, in generale, se io ho una funzione F dividendo insieme A a valori B e prendo insieme A primo, insieme A primo di A, va bene? Io posso definire una nuova funzione G da A primo in B con la stessa formula che si dice F, G di X uguale a G di X per X appartenente da primo. È la stessa cosa che F, certo? No, perché il dominio è diverso. In questo caso abbiamo esattamente la stessa formula che si dava questa qui, ma il dominio è 0 più infinito. Ho buttato io un pezzo del grafico. Bene? Allora, sarebbe anche la stessa cosa prendere G come, dunque vado da primo in A con l'iniezione, chiamiamola I, quindi X uguale a X, per ogni X di A primo, poi da A vado in B con F e poi faccio la composizione. La composizione definita in A primo dalla stessa formula che mi definisce F e G. Trovo G di X uguale F di I di X, cioè F di X, ma per X è solo di A primo, non per di X. Va bene? Allora, questa G si chiama restrizione di F insieme A primo. E se partiamo da G e costruiamo un sopra insieme del suo dominio e una F, fatto in modo che G ne sia una restrizione, diciamo che F è un prolungamento di G, un'estensione di G. G è una restrizione di F, F è un prolungamento di G. Il simbolo che usano gli analisti per denotare la restrizione è F ristretto da prima. Torniamo, una cosa è il limite di una funzione, una cosa è il limite di una sue restrizioni. Ci siamo? Allora, questo limite qui cosa fa? Il limite della nuova F, limite per estendere a 0 la seconda di F di X più infinito, questa volta c'è questa stessa figura. Va bene, ma senza la parte sinistra del grafico. Prendiamo quest'altra restrizione, chiamiamola H perché se no mi fa così. Meno infinito 0 in R, H di X uguale 1 su X. È un'altra restrizione di quella là, il grafico A, questo. Cosa fa? Il limite per x tendente a 0 di h di x meno infinito. Cosa c'è? Una figura di questo tipo rovesciata con l'intorno di meno infinito per lo segnerete a questa parte. Bene? Adesso facciamo un esempio grafico. Di funzione definita in R meno un insieme finito, per non sapere, delle scemi a definire
F è anche più di 15, niente, no? Facciamo l'esempio di F, femminile NR meno di semi infinito, va bene, eh? A valori reali con queste proprietà. Limite per x tendente a meno infinito di f di x uguale a 2. Limite per x tendente a meno 4 di f di x uguale a 5. Limite per x tendente a 7 di f di x uguale a meno infinito. Limite per x tendente a più infinito di f di x uguale a meno infinito. Un esempio grafico di una funzione fatta così. Facciamo segnare gli assi. Qui cosa dovevo disegnare per qualcosa di corretto, cosa vuol dire questo? Tutte le volte che prendo un intorno di meno infinito, che è qualcosa che contiene una semiretta meno infinito finto pallino, tutte le volte che vi sono intorno di 2 devo trovare un intorno di meno infinito per ogni punto del quale l'immagine cade nell'intorno prefissato. Allora devo disegnare 2 su che asse? Ascisse ordinate? Y. Chi vota ascisse? Nessuno? Poi non mi interessa soltanto il valore 2 dell'asse dell'ordinato, mi interesseranno i punti della forma x, f di x, con x negativo di modulo grande, e devo far vedere che f di x è prossimo a 2, quindi devo disegnare dei punti che stanno da questa parte. Allora, la cosa naturale è disegnare questa retta, che in realtà mi interessa, non si cerca di disegnare, interessa solo questo. Allora, qui un esempio cosa potrebbe essere? Una cosa che arriva così, una cosa che arriva così, sono due esempi, in alternativa, non insieme, se no non ottengo il grafico di funzione, se è chiaro, di funzioni definite in qualche dominio che verificano questa richiesta. Va bene? Adesso voglio che per x uguale a meno 4 la cosa faccia 5. Cosa dovrò disegnare? Quale punto del piano sarà di interesse? Punto di ascissa meno 4, il disegno non è in scala, naturalmente, di ordinata 5. Questo punto qui sarà o non sarà punto del grafico? Cosa deve succedere nel grafico della funzione? Il grafico deve avvicinarsi a questo punto qui. Quindi, per esempio, diciamo che non disegniamo un altro colore, non se ne parla più. Allora, se volevo andare avanti con questa qui, per esempio, facevo così. Se volevo andare avanti con questa, facciamo fare così. Adesso cosa vogliamo? Il limite per x tendente a 7 di f di x fa meno infinito. Cosa vuol dire? Per ogni intorno di meno infinito, se direte ecco un asse delle ordinate, se direte un raggio in giù, devo trovare un intorno di 7 che viene mandato nell'intorno di meno infinito preso. Quindi cosa devo disegnare? Devo disegnare 7, e sarà opportuno disegnare questa, se direte che va in giù. Va bene? Allora, per esempio, una cosa fatta così va bene. Allora, se voglio continuare con quel disegno lì, così per esempio, e a destra, solo,
e poi ho bisogno che il limite per x tendente a più infinito faccia meno infinito. Cosa vuol dire questo? Una retta. Limite per x tendente a più infinito che faccia meno infinito.